La FIX, Federazione Internazionale Cinema e Television Sportif, che presiedo, è partner del progetto The Blue Planet Expedition, nato dall'idea di far conoscere e curare il nostro pianeta. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano, nella persona del ministro professor onorevole Gilberto Pichetto Fratin, ha concesso l'alto patrocinio al progetto. Secondo un recente studio, gli oceani del mondo sono inquinati da uno smog di plastica composto da circa 171 trilioni di particelle di plastica. La mission del progetto è raccogliere dati sulla reale situazione della qualità dei mari, degli oceani, sulle correnti marine superficiali e profonde, sulla biodiversità marina nei 5 continenti e nelle isole, sui venti permanenti e stagionali, sulle porzioni di terra interessate da questi venti, sulle risorse idriche di acqua potabile che scaricano nei mari. L'intento è filantropico e per la Legacy. Lo scopo è quello di rendere disponibili liberamente su diverse piattaforme tutto il materiale registrato in modo che qualsiasi professionista, studente, operatore del settore, in qualsiasi parte del mondo possa avervi accesso. Un viaggio unico intorno al mondo per più di 52 mesi, passando tra 50 paesi, tra cui l'Italia, a bordo di 2 catamarani con l'unico obiettivo di sensibilizzare ed educare il pubblico. Il docu-reality che sarà prodotto al termine della spedizione racconterà le azioni del gruppo che prende parte alla spedizione scientifica e che sarà inviato nei 130 paesi affiliati alla nostra federazione, che sarà discusso nei 20 festival nei 5 continenti del circuito internazionale World Fix Challenge. Un video che racconta la verità in modo interessante ed unico sul reale stato del pianeta. L'acidificazione degli oceani può creare condizioni che divorano i minerali utilizzati dal plancton, barriere coralline e altre vite marine. Ciò può avere gravi conseguenze sull'intero ecosistema, compreso l'uomo. Gli stessi esseri umani che ogni anno permettono a tonnellate di rifiuti di plastica di fuoriuscire negli oceani. La FIX, Federazione Internazionale Cinema e Television Sportif, e il CMAS, Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, entrambe organizzazioni riconosciute dal CIO, Comitato Internazionale Olimpico, forniranno, ognuno per il proprio ruolo di competenza, il proprio know-how per il successo del significativo prodotto.